Beata la famiglia salesiana che perpetua la missione di Don Bosco per la salvezza della gioventù, affidandosi totalmente a Maria Ausiliatrice. Questa è santità. Beata te che hai creduto. Siamo arrivati al giorno nono della novena di Maria Ausiliatrice, in questo pellegrinaggio di fede che abbiamo fatto accanto alla nostra mamma. Un pellegrinaggio che ha avuto come idea le beatitudini della famiglia salesiana. E ho voluto finire questo ultimo giorno qui, nella chiesa Basilica del Sacro Cuore, accanto a questo altare di Maria Ausiliatrice, che io mi permetto di chiamare delle lacrime di Don Bosco, perché qui, in quella Eucaristia così speciale, lui ha visto, alla luce della fede, come Dio aveva guidato tutta la sua vita e come la Madonna lo aveva accompagnato. Don Bosco è l'episodio della sorpresa del predicatore. Invitato dalla nobile casa de Maistre, il santo si era recato con Don Cagliero e Don Rua a predicare un triduo per la festa dell'Assunzione di Maria Santissima a Montemagno, dove da 3 mesi un cielo di bronzo negava la pioggia alle arse campagne e invano si erano fatte private e pubbliche preghiere per ottenerla. La prima sera che salì sul pulpito, egli fece questa promessa: «Se voi verrete alle prediche in questi 3 giorni, se vi riconcilierete con Dio per mezzo di una buona confessione, se vi preparerete tutti in modo che il giorno della festa vi sia proprio una comunione generale, io vi prometto, a nome della Madonna, che una pioggia abbondante verrà a rinfrescare le vostre campagne». Disceso in sagrestia, la gente lo guardava meravigliata e commossa, e il parroco Don Clivio gli disse: «Ma bravo, ma bene, ci vuole il suo coraggio». «Quale coraggio?» «Il coraggio di annunziare al pubblico che la pioggia cadrà infallantemente il giorno della festa». «Ho detto questo». «Certamente, ha detto proprio queste parole: in nome di Maria Santissima vi prometto che se tutti farete una buona confessione avrete la pioggia». «Ma no, avrà frainteso. Io non mi ricordo d'aver detto questo». «Interroghi uno a uno gli uditori e vedrà che tutti hanno inteso quello che ho inteso io». Infatti era vero, e il popolo ne fu talmente convinto che s'accinse risolutamente ad aggiustare le partite della propria coscienza. Non bastavano i confessori ai penitenti. Dalle prime ore del mattino fino a notte avanzata i confessionali erano assediati, e Don Rua e più Don Cagliero ricordavano ancora dopo tanti anni la stanchezza di quei giorni. Durante il triduo il cielo continuò ad essere di fuoco. Don Bosco continuava a predicare e nell'andare e nel tornare dalla chiesa i popolani lo interrogavano: «E la pioggia?» E Don Bosco: «Togliete il peccato». Il giorno dell'Assunta vi fu una comunione così numerosa quale non s'era vista da tempo. Ma anche quel mattino il cielo era serenissimo. Don Bosco fu a pranzo dal marchese Fassati e, prima che i convitati avessero finito, si levò e si ritirò in camera. Era in apprensione perché le sue parole avevano fatto troppo rumore. Appoggiato alla finestra, Don Bosco pareva interrogasse il cielo, che sembrava inesorabile. Faceva un caldo soffocante. Che dire dal pulpito se la Madonna non avesse fatto la grazia? Il marchese gli disse: «Questa volta, signor Don Bosco, fa fiasco. Ha promesso la pioggia, ma tutt'altro che pioggia». Allora Don Bosco chiamò il sagrestano e: «Giovanni», gli disse, «andate dietro al castello del barone Garofoli ad osservare come si metta il tempo e se vi sia qualche indizio di pioggia». Il sagrestano va, ritorna e riferisce a Don Bosco: «È limpido come uno specchio, appena una piccola nuvoletta, quasi come l'orma di una scarpa, verso Biella». «Bene», gli rispose Don Bosco, «datemi la stola». Alcuni che erano in sagrestia gli si fecero intorno e lo interrogarono: «E se la pioggia non cade?»
È segno che non la meritiamo, rispose Don Bosco. Finito il Magnificat, Don Bosco salì lentamente il pulpito, dicendo in cuor suo alla Madonna: Non è il mio onore che in questo momento si trova in pericolo, bensì il vostro. Che cosa diranno gli schernitori del vostro nome se vedranno deluse le speranze di questi cristiani che hanno fatto del loro meglio per piacere a voi? Una moltitudine enorme che occupa ogni angolo della chiesa tiene gli occhi fissi su lui. Detta l'ave, sembra che la luce del sole si sia leggermente oscurata. Incomincia l'esordio e dopo pochi periodi s'ode prolungato il rumore del tuono. Un mormorio di gioia corre per la chiesa. Il santo si ferma un istante ed ecco una pioggia, dirotta e continua, batte sulle vetrate. La parola che uscì dal cuore di Don Bosco, mentre la pioggia diluviava, fu un inno di ringraziamento a Maria e di conforto e di lode ai suoi devoti. Piangeva lui e con lui piangevano gli uditori. Dopo la benedizione, la gente si fermò ad aspettare sotto l'atrio e in chiesa, perché la pioggia continuava dirotta e nessuno aveva portato l'ombrello. Bene, alla fine di questi giorni, oggi risuonerà di un modo molto speciale questa parola. Eccomi, eccomi. C'è una parola hineni che significa eccomi. Quando Dio chiama dal rovetto ardente, Mosè risponde hineni, eccomi. Quando Dio chiama Abramo a sacrificare Isacco, allora Abramo risponde hineni, eccomi. Quando Isaia ode una voce che dice chi manderò? Lui risponde, eccomi, mandami. Quando invece Dio chiama Adamo nel giardino, lui non dice, eccomi, ma si nasconde tra i cepoli. L'evangelista Luca ci presenta Maria come prototipo ed esempio di fede. Maria si affidò completamente alla volontà di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Senza riserve si mise a sua disposizione e si fidò del suo disegno su di lei, senza immaginare che cosa avrebbe significato questo per lei. Confidando nell'annuncio dell'angelo, si mise in cammino attraverso le montagne dell'incertezza, della paura e del pregiudizio degli altri, per andare a trovare sua cugina Elisabetta. Questa, appena la vide, lodò la sua fede. Beata colei, dice, che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Che bellissima testimonianza questa del eccomi della nostra madre. È stato lo stesso per Don Bosco. Don Bosco ha vissuto tutta la sua vita, tutti i suoi impegni, portando nel cuore questa profonda convinzione. Eccomi, Signore, guidami per tutto, però io sono pronto, pronto per pensare nel bene dei nostri ragazzi, pronto per pensare dopo nelle ragazze. E così arrivare alla fondazione dell'Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice, pronto per pensare nei laici salesiani cooperatori e cooperatrici, pronto per pensare questo 18 aprile che è scorso nel 150 anniversario della fondazione Arciconfraternita di Maria Ausiliatrice, oggi ATMA. Questa è stata la guida di Don Bosco. Signore, eccomi. E con questa disponibilità, sempre la presenza materna e amorosa della Madonna. E l'invito alla fine di questa novena e alle porte della grande festa di Maria Ausiliatrice. Chiedere questo grande dono e questa grazia di dire, Signore, eccomi, sempre con te, eccomi. Piccola, povera, coraggiosa, indifesa, ragazzina palestinese, quanto è stato difficile credere
alle parole dell'angelo che quel bambino è figlio di Dio, che sarà il Santo, figlio dell'Altissimo e figlio tuo. L'ultima è la più piccola nascosta resto d'Israele. Beata tu Maria che hai creduto a Betlemme quando ti rifiutarono un riparo. In Egitto, profuga, inseguita dal fiato della paura, stringendo il figlio dell'Onnipotente, avvolto in pochi stracci. Tu, così debole, unico scudo del Creatore delle galassie, beata te che hai creduto. A Cana e sul Calvario, quando il tuo cuore fu squarciato insieme a quello di tuo figlio. E là, sotto il patibolo, diventammo tutti noi figli. Tu hai preso per mano Giovanni Bosco e lo hai guidato perché diventasse padre di questa nostra famiglia. Siamo piccoli e deboli, e spesso impauriti dalla durezza di questo mondo, ma con te siamo pronti a dire Hineni, eccoci. Con te possiamo dire credo, per essere costruttori del regno di Dio, con un cuore che sappia accompagnare, che conosca la tenerezza e la devozione, che sia esperto di pietà, trattando con rispetto, delicatezza e comprensione, fieri e beati di essere figli e figlie di Don Bosco e figli tuoi. Amen. Buona festa per tutti, Dio vi benedica. Thank you.